Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi dalle impostazioni controller passiamo alle impostazioni della visuale. Vi faccio vedere la mia preferita, quelle che comunque utilizzo, quelle che utilizzano i pro più affermati, perché sono effettivamente le visuali più adatte a questo tipo di gameplay. Quindi mettetevi comodi che partiamo subito. Impostazioni di visuale che noi ovviamente possiamo modificare anche direttamente all'interno della partita. La voce impostazioni di gioco è proprio visuale, ricordandoci di andare a cambiare la visuale giocatore singolo, che è quella che ci interessa quando andiamo a fare le nostre partite di Ultimate Team, che sono quelle che facciamo principalmente durante tutto il corso della stagione. Come potete ben vedere, qui a schermo abbiamo già la chicca, quella che è la mia visuale preferita, che vi ho fatto già vedere l'anno scorso, qualcuno di voi magari la ricorderà, ovvero la visuale classica. Una visuale che mi dà molto quelle vibes della predefinita di FIFA 18, 19, 20, insomma, tutti quei giochi del passato, ed è una visuale che ha una prospettiva sul campo abbastanza ravvicinata. Questo ci permette dunque di gestire bene le situazioni di uno contro uno, sia in fase difensiva che in fase offensiva. Ovviamente, come tutte le visuali, ha dei pro e dei contro. Il contro è che magari abbiamo bisogno di un utilizzo del radar per vedere giocatori che non riusciamo effettivamente a scorgere in campo, un po' più ampio. Soprattutto potremmo perderci qualche inserimento da dare con palle alte, potremmo perderci l'uomo quando lo andiamo a mettere sul palo, perché sulle punizioni soprattutto questa visuale si vede un po' così e così. Però onestamente, per quello che è poi la resa in gioco di questa visuale che mi va a dare, la preferisco. Poi vi ripeto che è una visuale che va assolutamente personalizzata, perché dallo zoom, che di solito è 10, andiamo a mettere uno zoom di 0, quindi ci allontaniamo dal campo. Con l'altezza invece, che anche in questo caso è 10 di solito, ci andiamo ad alzare per evitare di avere una visuale troppo schiacciata, andando a mettere 18. Tutti gli altri parametri, e sto parlando del focus in lontananza, della velocità in seguimento del pallone e dello zoom di area di rigore, io vado ad impostare sempre e rigorosamente 0, perché tutti questi tre parametri sono dei parametri che donano movimento alla visuale. Quindi vedete come c'è scritto alla voce della lontananza, vi dice che regola la distanza della visuale dalla palla durante la partita quando si trova più vicino al lato opposto del campo. Qui vi dice che regola il ritardo con cui la visuale segue la palla. Qui vi dice che quando ci troviamo a ridosso dell'area di rigore l'azione viene zoomata. Quindi assolutamente queste voci zero, perché vi vanno ad inficiare tantissimo su quella che è la vostra appunto prospettiva, e questa poi è la resa che abbiamo effettivamente in game, ovvero come potete vedere una visuale di gioco comunque non troppo schiacciata, che ci dà una buona prospettiva su tutto il terreno di gioco e ci che permette di poter essere efficaci, come vi dicevo, soprattutto nella gestione degli uno contro uno e degli spazi un po' più stretti. Altro giro, altra visuale, stavolta vi faccio vedere la visuale coop, una visuale che sappiamo bene essere una visuale che ci dà una maggiore ampiezza su quello che vediamo all'interno del nostro terreno di gioco. Una visuale strautilizzata in competitivo, raga, la utilizza veramente chiunque, perché vi dà la possibilità di vedere spazi che altrimenti con altre visuali non vedete. L'ha utilizzata Obrun, l'ha utilizzata Danny Pitbull, veramente chiunque è passato da questa visuale prima magari di sceglierne un'altra visuale, che naturalmente noi non lasciamo su predefinita, ma anche in questo caso ci andiamo a personalizzare. E come la andiamo a personalizzare? Per sfruttare il maggiore raggio d'azione che ci dà la coop, anche in questo caso l'altezza la andiamo a muovere, e come nel caso della classica passiamo da 10 a 18, in maniera tale da ritrovarci con uno spettro, un raggio sul campo un po' più perpendicolare. Per quanto riguarda lo zoom invece, da 10 lo andiamo a ridurre anche in questo caso a 0, allontanandoci, e già vedete un po' lo spoiler sul sottofondo, sullo sfondo. Per quanto riguarda focus in lontananza, ancora una volta mettiamo 0, velocità in seguimento del pallone già settato su 0 di default, ci andiamo a mettere a 0 anche lo zoom dell'area di rigore, perché come vi ho detto in precedenza non voglio assolutamente che queste tre opzioni mi vadano a dare una visuale dinamica che quindi si muove in base alle situazioni. Quindi una volta impostata la coop, così all'interno della partita ritroveremo, raga, praticamente tutto quanto il campo sotto i nostri occhi. Facendo così avremo l'impressione di un gameplay più lento, ma ripeto, è solamente un'impressione dovuta al fatto che siamo
molto più lontani dal campo, però qui veramente vediamo tutto. Guardate, sappiamo perfettamente dove si trovano i giocatori, questo facilita tantissimo i cambi di gioco anche dall'altra fascia senza vedere il terzino, si vede comunque un peletto la scarpa, quindi facciamo un utilizzo molto più limitato del radar. Quindi sicuramente tra i pro apriamo questo maggiore consapevolezza, questo maggiore senso, no, di quello che sta accadendo in campo. Però a mio avviso una delle scomodità è che magari si fa fatica a capire quali sono le distanze nell'uno contro uno, nell'andare a fare magari giocate all'interno dell'area di rigore, e per i meno esperti avere così tanta visione sul campo, soprattutto all'inizio, può provocare una sorta di sfasamento e quindi far fare degli switch che non bisognerebbe fare, perché banalmente vedo dei giocatori che altre volte non avrei visto. Quindi sicuramente è un qualcosa che va masterato ed è un qualcosa che non va poi preso con troppo panico, perché se iniziate a farvi prendere dal calcolare giocatori che in quel momento non vanno calcolati pur vedendoli, non ne uscite più, e da un plus che vi dà questa visuale qua diventa ovviamente un malus. Dalla Coop a un altro evergreen che è la tribuna stampa, un'altra visuale che conosciamo benissimo da tempo, visuale che in questo caso diciamo possiamo definire come una via di mezzo tra la classica e la Coop che vi ho fatto vedere fino ad ora. Anche qui la tribuna stampa noi la andiamo a personalizzare, e la possiamo personalizzare in due modi diversi. La prima personalizzazione che possiamo dargli è con altezza 20, quindi andando a cercare di alzare il più possibile il nostro focus sul campo, e zoom 0 sempre per cercare di prendere qualche porzione di campo in più che altrimenti non vedremmo. Il focus in lontananza, la velocità e lo zoom li andiamo a mettere sempre a 0, e in questo caso vedete che avremo una visuale stile classica, più alta con questa prospettiva diversa, però comunque abbastanza ravvicinata, che ci dà la possibilità però di avere una sensazione diversa, un feeling diverso, soprattutto quando andiamo a difendere, non tanto quando andiamo ad attaccare, anche se comunque, come potete ben vedere, ci sono tutte queste situazioni di gioco facilitate proprio dal movimento della telecamera, che è completamente diverso rispetto ad una classica che è un po' più orizzontale nonostante lo zoom che gli andiamo a dare e l'altezza che gli andiamo a dare. La seconda via per poter personalizzare la tribuna stampa è quella del 18-2, quindi andando a ridurre leggermente l'altezza e dando un poco di zoom, quindi avvicinandoci un pelino e scendendo un pelino con quello che è il nostro focus. In questo caso vi viene facile capire che recuperiamo un po' quella facilità di capire, no, quali sono gli spazi nell'uno contro uno, e recuperiamo anche un po' la facilità di comprensione delle letture difensive, perché qui non vediamo nuovamente tutti quanti i giocatori, quindi magari non ci facciamo prendere da switch di panico, ma sappiamo esattamente quando andare a prendere il giocatore che ci serve e soprattutto quale giocatore andare a prendere. Quindi io vi vado a consigliare questa se non volete una visuale troppo orizzontale come la classica e non volete una visuale troppo lontana come la Coop, perché so che la Coop potrebbe dare un po' fastidio. Un'ultima visuale che secondo me merita comunque un cenno è la tradizionale, una visuale che quando l'anno scorso è stata inserita io ero convinto fosse la predefinita, ma in realtà cambia e lo vedremo. Una visuale che l'anno scorso è stata usata da campionissimi come Ezers, come Karim Isbeck, l'ha utilizzata Gorilla, la ex campione del mondo, l'ha utilizzata per un periodo anche Anders, ed è una visuale che, come dice il nome, in questo caso io andrei a lasciare proprio tradizionale, senza andare a toccare nulla se non quello che è il focus in lontananza e lo zoom dell'area di rigore, sempre per dargli una maggiore stabilità, ma andiamo a lasciare sia l'altezza a 10 che lo zoom a 10. Vedete che vi dà un po' quel feeling di classica, però è molto più orizzontale come visuale e un peletto più spostata verso il basso. Quindi, come al solito, i vari lati positivi sono l'avere una maggiore padronanza degli 1v1 sia offensivi che difensivi, l'utilizzo del radar che va fatto in maniera molto puntuale per cercare di capire che cosa sta succedendo dove i nostri occhi non riescono a guardare, perdiamo un po' quel senso di profondità che ci dà la Coop, che ci dà in alcune situazioni anche la tribuna stampa, però questa è una visuale che qualcuno ha gradito l'anno scorso e che secondo me anche quest'anno rivedremo, e che quindi io ve la vado
vado a far vedere, perché necessariamente ve la devo mostrare. Ragazzoni, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere nei commenti quale visuale state utilizzando e se conoscevate la chicca sulla classica, che ve lo giuro, ma sono inventata io l'anno scorso, non l'ha portata nessuno prima di me perché stavo smanettando proprio con la tradizionale. Vi lascio poi il canale in descrizione per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Mi trovate sempre lì e a me non resta altro che augurarvi un saluto da Vossi Beroschi e a presto. Ciao.